Senta, non chiami la polizia, non mi rovini. Vede, io prendevo un quadro solo. Voi ne avete tanti. Lo riappendo. È bellissimo, peccato. Come ha saputo che ero solo in casa? È affar mio sapere certe cose. Senta, sono spaventata, mi dispiace tanto. La credevo con suo padre all'inaugurazione. Comunque, lei ha spaventato me, quindi siamo pari. È stata una gita inutile, nessuno ci aveva detto che c'era da farsela con 3 tigri. Senti, Kelly, un tigre ha un unico punto debole, ed è il culo. Ma è necessario colpirlo in pieno con alzo zero da poca distanza. E non ce l'abbiamo, l'elemento sorpresa. Sentiranno il nostro motore molto tempo prima che riusciamo ad arrivare dentro la città. E se io ti insegnassi il modo di entrare in quel paese senza che ti sentano? Sì? Già. È fantastico, con tutto questo radioso ottimismo possiamo anche farcela. Ci sto. Il killer. Sono io. Puoi dire che tu? Perché no? La paga è buona, lavoro rapido. E come diceva quello, non tocchiamo donne e bambini. Ci ammazziamo solo fra noi. Non sei cambiato. No, non sono cambiato, ho solo cambiato lavoro. Senti, non perdiamo tanto tempo, eh? Vuoi far fuori qualcuno? Pagami il giusto prezzo e io ti servo. Ci vogliono $25,000. 25? E naturalmente devo sapere dove e chi. Il posto è Marsiglia. Il soggetto? L'uomo si chiama Brizard. Jacques Brizard. Beh, allora saliamo a $50,000. Pagati in anticipo. Mi chiamo Philip Marlowe, sono un poliziotto privato. Non lavoro né per il municipio né per la polizia federale. C'è uno che vuole rintracciare una certa Velma Valento. Se la ricorda? Anche lei lavorava da Florian. Mai saputo che avesse un nome. E sa come si chiama di nome la signora Florian? Jessie. Mi dice dove potrei trovarla? La risposta vale $2. Beh, se mai le venisse in mente, mi telefoni. Non dovete disturbarvi, visto che evaderò prima del processo. Qual è il vostro vero nome, Lupin? Il mio vero nome? Oh, dipende dal giorno, dal colore del cielo, dalla donna che amo, dai baffi del prefetto di polizia. Bene, e vi riconoscete colpevole dei 392 furti aggravati di cui vi si accusa? Ah, certamente, quelli lì, gli altri, tutti quelli che volete, non ha importanza. Io mi metto un po' in libertà, spero che ciò non vi disturbi troppo. O c'è qualcosa che posso fare per voi? Passare dalla nostra parte. E perché dovrei farlo? Non devi vendere le armi a Mungo, è un bandito. È per questo che paga bene. Sei come tutti gli stranieri, ignobile e spietato. Oh, beh, non esageriamo. Per me il problema è uno, il prezzo. Voi pagatemi di più degli altri e le armi sono vostre. Ti puoi lavare anche per una settimana, tanto non serve assolutamente a niente. E allora che mi consiglia, dottore? Smetti di respirare, è così che il contagio si trasmette. Oddio, allora moriremo tutti. La percentuale è del 60%. Sul treno siamo 1 migliaio e quindi 600. Come si fa a rientrare tra gli altri 400? Immunità naturale, destino, Dio, non lo so. Non lo sa nessuno. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri. Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose. Non potevano permettere che Kennedy ne uscisse vivo. Beh, le cose non furono più le stesse dopo di allora. Il Vietnam cominciò sul serio, c'era un'aria di, non lo so, di finzione al Pentagono e alla CIA. Noi delle operazioni segrete sapevamo che la commissione Warren era tutta una finzione. Ma c'era qualcosa di più profondo, di orrendo. Io conoscevo Allen Dulles molto bene, ero stato spesso a casa sua. Ma per quanto mi sforzi non riesco a capire perché fu incaricato lui di indagare sulla morte di Kennedy, dell'uomo che l'aveva cacciato. Dulles, per inciso, era il protettore del generale Ypsilon. Pensi veramente che mi farei da parte e ti permetterei di mandarmi dentro senza trascinarti con me? E così
Le tue sicurezze da americano ti rendono così tronfio che hai perso di vista la realtà della situazione. A Patton sono morte 90.000 persone. Per il mondo intero io sono un mostro. Ma tu lo hai scoperto e non hai detto niente per tutto questo tempo. Se mi prendono, quando quei giornalisti mi metteranno il microfono in faccia, sarà il tuo nome che ripeterò continuamente. Il tuo nome, Todd Bowden, Todd Bowden. Todd Bowden, sì, si chiamava così. Per mesi, sì, quasi un anno, ha voluto che gli raccontassi tutto. È così che diceva, sì, ogni dettaglio. Dovete sparacchiarlo dritto nel sole, perché solo l'energia nucleare sprigionata dal sole è così potente da assicurarci la sua totale distruzione. Che cazzo c'è nella scatola? Non ho idea di cosa ci sia, ma so che le nostre menti sarebbero incapaci di comprenderlo. Ascoltate. Malgrado quello che succederà, malgrado le vostre enormi curiosità, io vi proibisco di guardare in questa scatola! Vi proibisco! Anche se stuzzichevole. Per tutta la vita ho immaginato di essere coinvolto in una cosa del genere! E da sempre che... Santo cielo, Rosario, vuoi dirmi di che cosa stai parlando? C'è un film. Un filmato del massacro di Via Fani. Moro? È un superotto. Hanno filmato tutto quanto. Tu non sei solo una donna innamorata, Giulia. Tu sei la figlia dell'impero. E prego gli dèi che presto tu ti renda conto di quel che devi fare. Io posso cambiarlo, padre. Può darsi. È il figlio di Marcantonio, il quale cambia proprio per via di una donna, Cleopatra. Lei lo cambiò e come? Lui pendeva dalle sue labbra.